Buongiorno a tutti, rieccomi tornata a casa e voi vi starete chiedendo ma come? Sei sempre stata a casa, però se avete seguito attentamente gli scorsi video saprete che sono stata una settimana in Puglia e sono tornata ieri sera col treno, 6 ore di treno, io tipo volevo soltanto che morire, però dai, ce l'abbiamo fatta a tornare. Tra l'altro ieri sera ho fatto tipo un unboxing privato perché tutti i pacchi che mi erano arrivati così li ho aperti, però oggi ero intenzionata a girare un video con appunto tutte le cose che mi sono arrivate. Novità, come vedete ho fatto le treccine, in realtà le avevo fatte su tutta la testa, mi sentivo un po' una ragazzina, invece così è un look un po' più da grandi, non so come dirlo, quindi le ho lasciate soltanto qua. Oggi volevo vloggare perché comunque devo fare un po' di cosettine. Prima di tutto devo andare da mia nonna, poi devo assolutamente lavare la mia macchina perché già da quando l'ho lasciata prima di partire c'era tipo una smerdatina di uccellino molto carina, devo dire, però comunque non si addice a una macchinina e quindi devo assolutamente... Wendy! Devo assolutamente pulirla. Prima volta che la pulisco, quindi dai, ci sta. Niente, quando gli piace andare a dormire lì. Sì, scusate il letto che non è fatto, ma dobbiamo cambiare le lenzuola, quindi non aveva senso. E dopodiché io vorrei troppo andare al cinema perché immaginate me una settimana senza né film né serie TV. Cioè, potrei impazzire. Quindi vado subito a ricaricarmi e vado al cinema. Non so ancora vedere cosa. Infatti adesso devo un attimo vedere qua sull'applicazione. Tra l'altro mi mancava troppo Gwenda in vacanza. Guardate che sfondo del telefono mi sono messa. C'è una foto della sua faccia mezza addormentata, troppo bella. E poi appunto, come vi ho detto prima, devo registrare un video. Adesso si ricomincia con i video in modo regolare perché ci sono state due, no, forse 3 settimane in cui li ho caricati in maniera sfalsata. Li ho caricati soltanto il lunedì e quindi, insomma, naturalmente non è come faccio di solito. Adesso andiamo sull'applicazione del cinema. Vediamo cosa c'è oggi perché ho un po' di film che vorrei vedere, però non so proprio quale vedere. Perché vorrei vedere Atomica Bionda, che mi piace un sacco. Anche Monolith, però mi metto un'ansia incredibile. È quello della macchina, tipo super tecnologica, che si chiude, c'è il bambino dentro. Insomma, troppo ansioso. Overdrive anche mi piace un sacco. Oppure volevo proprio andare su, non lo so, qualcosa di più spinto come Amityville, quello con Bella Thorne, della casa infestata, tipo cose strane. Però non lo so, cioè, col fatto che comunque per ora devo andarci da sola. Tra l'altro è così bello andare al cinema da soli, non potete neanche immaginare. Però non a vedere gli horror, ecco, quello no. Quindi non me la sento appunto di vedere un film così. Quindi preferisco qualcosa di più tranquillo come ad esempio Overdrive, però adesso non mi si apre l'applicazione, quindi lo cerco su internet. Ah, tra l'altro volevo dire che in vacanza ho usato tantissimo il Kindle. Contate che avrò tipo superato ogni mio record precedente perché in vacanza ho letto 3 libri, tutti per intero 3 libri. Anzi, ne ho letti tre e mezzo perché ho letto un pezzo di Passion, che era il terzo libro della saga di Fallen, poi ho letto Rapture, che è l'ultimo, e ho letto anche Angels in the Dark, che praticamente è dopo Passion, insomma, è una sorta di mini storia relativa al libro. Mi è piaciuto un sacco, e adesso devo leggere Unforgiven, che praticamente, per chi ha letto il libro, Unforgiven parla di tutto quello che riguarda Cam, e secondo me ci sta tutto perché appunto nei libri lei lo lascia sempre con un alone di mistero, quindi ci sta. E poi ho cominciato e ho finito un'altra saga di libri che in realtà non è proprio simile a Fallen, perché non c'entra niente, però più o meno l'argomento angeli caduti è quello, e infatti si chiama Il bacio dell'angelo caduto, e ieri l'ho finito sul treno naturalmente, e adesso avevo iniziato il secondo libro, che è Angeli nell'ombra. Io vi straconsiglio tutti, quelli che vi sto dicendo, perché li adoro, e poi sul Kindle si leggono che è una meraviglia, cioè troppo bello. Ok, detto questo, adesso mi metto a fare le mie cosettine, andrò sicuramente poi da mia nonna e noi ci vedremo sicuramente dopo aver girato magari il video unboxing. Niente ragazzi, è andata così, sono uscita, sono andata da mia nonna e poi che fai? Non te lo prendi un sushino a portar via? Sono 2 settimane che non mangio sushi, quindi assolutamente doveva essere fatto e mi sono presa i miei soliti nigiri e salmone Philadelphia, quindi adesso li mangio, sono appena tornata
E dopo devo lavare la macchina, naturalmente, perché adesso era un po' improbabile, visto che sono le 2 meno un quarto e insomma avrebbe fatto davvero troppo caldo. In più devo sistemare ancora tutte queste cose sul letto e anche il cane. Dobbiamo sistemare il cane! Cioè, vedete se si può vivere così. Quindi adesso mi denudo. Nel senso, mi tolgo i jeans perché prima per fare di corsa ho messo i jeans così al volo. E mi sono messa una t-shirt così. Questa è un'altra delle mie favorite song del momento. Mi sto trucchettando. Alla fine il cinema è saltato, ragazzi. È saltato, però vabbè, ci andremo nei prossimi giorni. E mi sono anche limata le unghie perché stavano crescendo in maniera smisurata. Quindi dovevo correre ai ripari. Vedete, la canzone è questa. Troppo bello, girato nello stadio del Doncaster, adoro. Sanno I'm addicted to the drama. Baby, here we go again. Siamo in macchina andando. Guida mia nonna, quindi se torno è bene, ok? Allora, siamo arrivati alla casetta, ragazzi, ma queste case di oggi hanno tipo un terrazzone enorme, guardate. E poi qui alla fine. C'è troppo vento, aspettate. Vedete lì c'è tipo una rovina romana, troppo bello. Dietro l'angolo c'è un altro pezzo del balcone. Ragazzi, enorme, enorme questo balcone. Praticamente è tutto balcone. Io sono abituata ad avere casa grande dentro. No, anche fuori, però. Comunque, in generale, il balcone non è. Oddio, sono lo sterzo. Non è molto da me. Perché c'è ancora una ragazza che sta vedendo la casa. Quindi, se io entro così a vloggare, insomma, mi sembra un po'. Però è molto bella e ha un sacco di finestre così grandi. Adesso poi dentro ve la faccio vedere. Vedete queste finestrone così grandi? Io le amo. Vedete, questa è la prima stanza con anche la cucina che ancora non c'è, però vedete, è un bilocale, dovrebbe chiamarsi. Lì dentro c'è un'altra stanza col bagno. Vedete, qui dentro è stata, cioè, è stata fatta così. Queste mattonelle, ditemi se non sembrano troppo una tavoletta di cioccolato. C'è il mio riflesso. Coggio i pantaloncini, cosa rara. Guardate se non sembrano tavolette di cioccolato. Questa è l'altra stanza. E poi qui c'è il bagno, che è troppo figo perché ci sta la vasca. Mia nonna mi fa: perché non ci viene a vivere qua con Daisy? Ho detto no, ci prendiamo a scapocciate come non finisse mai. Però io ho sempre detto che non vedo l'ora di andare a vivere da sola. Voi a volte mi chiedete se vivo da sola, però purtroppo no. Questa non è la mia casa, ragazzi. Mi piacerebbe tantissimo. Comunque l'affitto non è neanche eccessivamente alto. Però vabbè, è sempre un bilocale, quindi insomma ci sta. Però non ho un lavoro fisso da dire vado, prendo, vivo da sola. Poi io dico sempre: finché si può, perché non sfruttare i genitori e vivere insieme a loro? Così a caso è molto meglio finché si può, ragazzi. Ho soltanto 19 anni, cioè sembra chissà cosa devo fare. In realtà ho tempo, voglia, voglia, voglia. Comunque mi piacciono un sacco queste mattonelline così bloccate. Vedete, a un certo punto poi ci sta il muro bianco. Mi piace un casino. Poi ripeto: è super luminosa. Guardate per i vlog come è luminosa. Fantastico. Ragazzi, ho appena fatto il car wash più consistente della mia esistenza. Non è stato il primo car wash, ma uno dei primi, perché per il resto ho soltanto aiutato di solito mio padre, che mi ha lasciato naturalmente da sola. Ditemi se anche i vostri fanno così nel momento del bisogno più assoluto. Lasciami l'aria da sola a lavare la macchina per la prima volta nella sua vita. Grazie, grazie. Ma ce l'ho fatta. Qua è tutto bagnato perché questo è il garage dei miei zii. Veniamo qua a lavarla perché c'è più spazio. Chiuso il cancello sperando che non mi sono scordata nulla. Questa è la pezzetta che ho usato per asciugare, quindi la devo mettere a lavare. Vi faccio vedere la mia baby. Ed ecco ora la mia baby tutta pulita. Come vedete è lucente. Eccola qui la baby. Coprendo la targa, eccola qua, che non ve l'ho mai fatto vedere da fuori, mi sa. Con i miei sensori di parcheggio, perché mia madre ha pensato bene di metterli, sennò pericolo pubblico. E insomma, lavata per bene, pronta a tornare a casa. Non vi dico per pulire i tappetini. E appunto adesso me ne torno a casa, vi riprendo dal basso perché c'è gente che sta passando in bici e non mi sembra carino. Insomma, mi sentirei un po' osservata. Tra l'altro mia madre mi ha chiamato prima e mi fa: che ne pensi? Adesso mi lavi anche la mia? Se ci fosse un emoji che manda a quel paese la gente, io l'avrei mandato, ma sono stata carina ed educata. Tra l'altro vi ho detto prima delle unghiette che le avevo quadrettate, vediamo se le mette a fuoco, eccole qua. Domani sicuramente me le farò, però me le faccio da sola perché la ragazza che mi fa le unghie non mi risponde su WhatsApp e quindi, visto che ho urgenza, devo assolutamente farle. Guarda lì quanto è pulito, tutta la casa.
mia madre che si casa per il mondo. Porco due, ma non puoi capire, guarda quanto è pulito! L'acqua è nera e questo è pulito! Buono! Cioè, la centrifuga che fai, addomina! Ok, adesso parlo a voce bassa perché mia cugina abita qua sopra, vi faccio vedere, qua sopra. Gli suona il telefono, stanno facendo il barbecue. Io sto qua tipo, lanciatemi una costoletta perché ogni volta, non so voi, che sento la sniffata di barbecue, per me è la morte, cioè è buonissimo. Non tanto mangiare la carne del barbecue quanto proprio l'odore. Cioè sentite, no, non potete, però vi giuro, sembra una rosticceria, proprio buono. Sapete quando passa davanti alla rosticceria, sto facendo il pollo al forno, quello sullo spiedo, idem. Tra l'altro io stasera, ah no, so cosa mangiare, però devo andarla a vedere, scusate, devo entrare perché mi stanno mangiando le zanzarine. Amore, vieni con me, vediamo se mi segue. Eccola, la solita ombretta. Ormai la chiamiamo Ghost perché sembra un fantasma, vi giuro. Come quello lì di Game of Thrones. Ah, tra l'altro, Game of Thrones adesso vi spiego. Vi ricordate il metalupo di Jon Snow? Il figaccione della neve? Ecco, che poi Jon Snow o Jon... Bah, lasciamolo così intendere per chi l'ha visto. Comunque, lui aveva questo metalupo, però bianco, bellissimo, e l'ha chiamato Ghost, cioè l'ha chiamato Spettro, in italianizzato, però sarebbe Ghost. Troppo bello, io lo amo da morire, quindi ormai la chiamo Ghost. Comunque, vi stavo dicendo prima di Game of Thrones a proposito. A parte che mi sono messa in pari con tutte le stagioni e sono felicissima. In più, sul Kindle prima mi sono messa a comprare tutti i libri, perché c'era una ragazza in Puglia che li stava leggendo. Ci siamo messi a parlottare e lei mi ha detto, guarda, se vedi la serie, i libri li amerai come non so cosa. E quindi io mi sono detta, no, aspetta un attimo, naturalmente devo leggerli. Sapevo che c'era una saga comunque dietro alla serie TV, però non sapevo come si chiamasse o quanti libri ci fossero. Oggi mi sono andata così a vedere e li ho presi tutti. Come sempre io non riesco a fare cose lentamente, o tutte insieme o niente, quindi ho preso tutti e adesso poi piano piano inizierò a leggerli. Non vedo l'ora perché seguo una pagina su Facebook di Game of Thrones e praticamente ogni tanto scrivono che vabbè, naturalmente, come è logico che sia, perché è impossibile far vedere tutti i dettagli del libro anche nella serie, però appunto scrivono rispetto al libro questa scena è così, rispetto al libro questa scena è così, e io mi sono troppo sentita, cioè, in carenza di dettagli rispetto a quelli che hanno letto il libro, quindi ho detto no, devo rimettermi in pari anche con il libro. E quindi adesso molto lentamente, naturalmente, perché insomma, so, 5 libri, ho letto che tipo il terzo o forse il quarto libro, non mi ricordo, sono tipo 1200 pagine. Però quando ti prendo un libro, e sicuramente, insomma, dato l'argomento, so che sicuramente mi piacerà, è inevitabile che te li mangi praticamente i libri. Adesso tra l'altro mi metto a mangiare perché, cioè, oggi il tempo è volato. Quando mi sono messa a lavare la macchina saranno state, che ne so, le 5 e mezza, sono le 7 e mezza. Direi che iniziamo a mangiare visto che io vado molto lentamente. Questi sono i rimasugli, vedete, ho tirato fuori anche il Philadelphia perché ce l'aggiungo tipo ai roll semplici. Questo è un trucchetto perché non so voi, ma quando comprate i roll col salmone, ad esempio, oppure col tonno, insomma, quello che è, e in più col Philadelphia ve lo fanno pagare un botto, quando in realtà poi ce l'aggiungete voi e si gran cavoli, no? Quindi mi mangio queste cosette, prendo anche un piattino magari. Dopo aver finito di mangiare, ancora farmi la doccia, però mi sono un attimo seduta perché sono stanchissima. Vedete, lì ci sono i pacchi del video. La ragazza delle unghie a quanto pare mi ha risposto, quindi ragazzi, niente panico, domani non si fa le unghie da sole, Dania. Non avevo voglia con questo caldo, più che altro. Tra l'altro adesso volevo scrivere alla ragazza che mi ha fatto l'ultimo tatuaggio, qui mi ha pizzicato una zanzara, non ci fate caso, cioè questo tatuaggio qua che voi non avete ancora visto bene, me l'ha fatto una ragazza che ho avuto il piacere anche di conoscere in X-Race Awards, e appunto poi io ho detto, guarda, vorrei venire a fare un tatuaggio, e alla fine abbiamo deciso quello. Ho in programma due cose da fare, due cose piccole, non vi preoccupate. Tra l'altro guardate Jordi con la bimba, perché non ve l'ho ancora detto così, YouTube, che Giordana, vabbè, naturalmente ha partorito dopo una certa, la bimbina è troppo bellina. Io adesso, vabbè, vi faccio vedere una foto senza faccia perché insomma non so, lei le mette senza faccia, però ecco, io non mi azzardo perché non è mia figlia, non decido io. E la bimba si chiama Camilla, è troppo bella, vi giuro, troppo. Sì, uno di questi giorni poi la andiamo a trovare, adesso sta ancora in Sardegna, quindi quando torna qui poi la andiamo a trovare. Non vedo l'ora perché quando noi siamo andate a trovarla la bimba aveva tipo 4-5 giorni, una roba proprio minuscola, invece adesso ha un mese, quindi è cresciuta e vogliamo assolutamente vedere
vederla, perché poi si sa che i bimbi quando sono piccoli così cambiano dal giorno alla sera. 7 mesi, 7 facce, come dice sempre Giordana. Tra l'altro questo qui è un periodo dove ho un po' di cose da fare, proprio della mia vita parlando, non so come spiegarvelo, cioè devo organizzarmi, devo vedere cosa fare della mia vita, perché vi avevo accennato che volevo iscrivermi alla scuola per diventare makeup artist. Dobbiamo ancora andarla a sentire, però insomma a giorni dovremmo andare, poi vi farò sapere gli sviluppi. Poi dobbiamo vederci con le mie amiche, fare tipo una mega reunion. È un periodo un po' di stallo, ecco, un po' così, non so ancora bene cosa fare di preciso, insomma è tutto molto vago. In moltissime, mi sta venendo in mente adesso, sotto il video, perché prima stavo vedendo sotto il video dove vi faccio vedere il Kindle, mi avete chiesto in tante come funziona. Ci sono tanti video qui su YouTube che potete vedere, io ve lo spiego molto brevemente. Praticamente dovete avere un account su Amazon, perché i libri sul Kindle si comprano solamente su Amazon. Con l'account voi salvate la carta dei pagamenti, ogni volta vi scala i soldi dalla carta, insomma automaticamente. Qui ci sta l'opzione la mia libreria, vedete, questo è il Kindle, qui ci sta la mia libreria. Voi ci andate a cliccare e trovate tutti i libri che avete letto o che comunque state leggendo. E quindi adesso vi faccio vedere qua i nuovi che mi sono scaricata, che sono appunto questi 5, no, dov'è? Questi 5 del Trono di Spade, questo è l'altro che sto iniziando, come dicevo stamattina, Angeli nell'ombra, che è il secondo del bacio dell'ultimo caduto, là, com'era, dell'angelo o dell'ultimo? Dell'angelo caduto. E poi qui abbiamo gli altri che ho già letto, che appunto sono questi qua di Fallen. Quindi abbiamo Rapture, Fallen in Love e Passion. E poi appunto i 5 del Trono di Spade. Quindi praticamente i libri, vi dicevo, naturalmente si pagano. Alcuni di voi pensavano fossero gratis, così magari. In realtà si pagano, ma si pagano di meno, perché magari un libro cartaceo l'ho andato a pagare 16-17, mentre questo l'ho andato a pagare sui 6-7-8 euro. Questi qua del Trono di Spade ad esempio li ho pagati 7,99 l'uno, quindi 8 euro. Naturalmente tutti i libri costo se li becco io. Mentre invece il bacio dell'angelo caduto l'ho pagato 5 euro. E moltissime mi avete detto: sì, il Kindle è bello quanto ti pare, comodo, però niente batterà mai i libri cartacei. Avete super ragione, sono stra d'accordo, però io sono una persona che mette la praticità al primo posto, e quindi per quanto mi piange il cuore non poter toccare e sentire l'odore dei libri, perché è una cosa meravigliosa, però così è comodissimo e neanche vi stanca gli occhi. Sono rinfrescata, adesso naturalmente vado a dormire. Dopo che mi sono vista al computer, non ve l'ho fatto vedere perché mi sono persa in mille chiacchiere, Dragon Trainer 2, perché l'altro giorno ho visto l'1 su Netflix. Quindi vi mando una dolce buonanotte, spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video.